Finisce qua la partita tra Belgio e Italia per 1-0 in favore. La spuntiamo, sono 3 punti fondamentali che praticamente ci assicurano la qualificazione per andare avanti in Nations League con gol di Sandro Tonali su assist di Di Lorenzo. Il resto della partita posso dire è stata una partita. Allora, Belgio che ha fatto molte azioni con un palo clamoroso di Lukaku, mi verrebbe da dire, o forse di Castagne adesso. Belgio che ci ha messo molto in difficoltà, ma c'era da aspettare se effettivamente il Belgio grandissima squadra. Tra l'altro, mi sa, ho letto, la Francia ha pareggiato con l'Israele, così alla cazzo di cane. È stato un regalo. Per chi ha visto la live, è stata una live abbastanza particolare. Comunque grazie mille per chiunque abbia visto appunto la live, è stato abbastanza bello. Ne porterò altri contenuti, non solo con l'Italia, forse anche con la Serie A, forse anche col Brescia quando giocheremo in trasferta. Però ritornando alla partita, ragazzi, partita molto positiva, magari non giocata bene come le altre, sicuramente, però c'è da dire che avevamo un avversario difficile e siamo usciti con 1-0 di corto muso, come si direbbe. Va bene così. L'unico che forse non mi è piaciuto, Rovella. Ok, capisco Spalletti che provare a lanciare nuovi talenti non è mai sbagliato, però devi tener conto che è un giocatore che è la prima volta che lo convochi in nazionale e buttarlo in linea amica comunque in una partita abbastanza importante. Forse magari non sia stata la scelta migliore? Assolutamente no. Ci sono margini di miglioramento, però. Si vede che l'Italia è migliorata. È un'Italia che mi piace, un'Italia che finalmente per qualcuno sarà scontato. È un'Italia che sa giocare a pallone. È un'Italia che sa giocare a pallone perché se noi andiamo a vedere l'Italia dell'Europeo, non facevano un cazzo. Era un calcio. Non si poteva definire calcio. L'Italia di Spalletti, della nuova Italia di Spalletti, finalmente sta dando i suoi risultati. Andiamo avanti in Nations League. E adesso, ragazzi, veramente io ho paura per una sfida. Per chi non lo sapesse, ho detto a Pierre, per chi lo conosce, che se Trent Bojard fa un gol o un assist nella partita di Nations League con Malta, me devo pigliare la maglia di Bojard del Brescia. Io, raga, sento già il portafoglio che piange, aiuto. Comunque, detto questo, ragazzi, vi ricordo come sempre di lasciare un bel like, iscrivervi al canale, condividere e attivare la campanella per non perdersi un altro video. E detto questo, ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo post partita. Ciao, aiuto!